Buon pomeriggio con il TG6. In apertura la pagina dedicata al Covid. Questi sono giorni fondamentali per capire se l'Abruzzo tornerà in zona gialla, anche se alcuni dati continuano a destare preoccupazione, soprattutto quello del tasso di ospedalizzazione che in Abruzzo è sopra la media nazionale. E intanto l'assessore Verì annuncia nuove assunzioni di personale infermieristico dopo le proteste del Nursind. Vediamo il servizio di Paolo Renzetti. Calano i positivi e i ricoveri in Abruzzo, dove si spera di poter tornare al più presto in zona gialla. L'assessore regionale alla sanità Nicoletta Verì è però cauta e aspetta l'arrivo di nuovi dati. Nella nostra regione abbiamo un andamento dei nuovi contagi in costante diminuzione ormai da alcune settimane, però resta ancora alta purtroppo la pressione presso gli ospedali. Siamo al 19% per quanto riguarda l'occupazione dei posti letto in terapia intensiva e al 38% in area medica. Questo significa che abbiamo un indicatore sicuro per tornare in zona gialla. Adesso vedremo qual è l'andamento dell'occupazione dei posti letto in area medica e senz'altro l'auspicio è quello perché già da alcuni giorni abbiamo questa diminuzione. Intanto la regione ha lavoro per sopperire alla carenza cronica di personale infermieristico nelle strutture sanitarie. In Abruzzo mancano all'appello 1.700 infermieri. Sì, abbiamo avuto proprio alcuni giorni fa un incontro con le organizzazioni, l'OPI, l'ordine di tutti gli infermieri, in quanto la nostra regione è una delle poche regioni che ha sottoscritto quello che è un tavolo di confronto permanente con le organizzazioni, con gli ordini e quindi degli infermieri, la possibilità attraverso questo confronto di portare avanti le istanze degli infermieri, importanze, realtà che nella nostra regione avranno un ruolo determinante, specialmente con la nuova riorganizzazione della rete territoriale che vedrà l'infermiera al primo posto come elemento fondamentale di direzione, di coordinamento delle case della salute, degli ospedali di comunità, delle case diciamo, di comunità, ma soprattutto voglio sottolineare quello che la nostra regione ha fatto per quanto riguarda l'aumento delle assunzioni. Nell'ultimo periodo, nel periodo Covid, abbiamo assunto circa 1.600 infermieri, una metà a tempo determinato, un'altra metà a tempo indeterminato. Manca ancora un numero importante perché avrà una funzione rilevante quella che è l'infermiera di comunità. E da oggi chi ha 3 dosi di vaccino o è guarito dal Covid dopo aver ricevuto 2 dosi avrà un Green Pass illimitato e non subirà più alcuna restrizione. Nuove regole anche per quanto riguarda le scuole, mentre si va verso la riapertura delle discoteche e verrà rimosso l'obbligo di mascherine all'aperto. Da oggi il Super Green Pass è illimitato, è quanto deciso dal governo Draghi, in quanto non è ancora autorizzata nessuna somministrazione della quarta dose del vaccino. Quindi chi ha ricevuto la dose booster, oppure seppur con sole 2 dosi, è guarito dal Covid, non subirà alcuna restrizione e il certificato verde non scadrà nel tempo. Per tutti coloro che invece hanno 2 dosi ma non hanno contratto il Covid, oppure per i guariti ma che non hanno 2 dosi, il Green Pass durerà 6 mesi. Novità anche riguardo le scuole, mentre in Abruzzo circa uno studente su 5 si trova in didattica a distanza. Per quanto riguarda le scuole dell'infanzia, qui le classi dovranno rispettare una quarantena di 5 giorni in caso di almeno 5 positività al virus. Nelle scuole primarie invece è introdotta una differenziazione tra bimbi vaccinati e bimbi non vaccinati. In caso di 5 positività saranno solo quelli non vaccinati a dover rimanere a casa per 5 giorni. Nelle scuole secondarie stesse regole, per i soli non vaccinati, che però scatta al secondo caso di positività. Dall'11 febbraio inoltre verrà meno l'obbligo di indossare la mascherina all'aperto e riapriranno le discoteche, capienza al 75% per i locali all'aperto, al 50% per quelli al chiuso. Il 31 marzo inoltre finalmente scadrà lo stato d'emergenza. Era il 31 gennaio 2020 quando l'ex premier Conte lo proclamò per la prima volta. Dopo 1 anno e 2 mesi quindi si potrebbe tornare all'ordinario esercizio
esercizio della democrazia, ma non escluso che venga ulteriormente prorogato. Il 15 giugno scadrà anche l'obbligo di vaccino per insegnanti, operatori sanitari e forze dell'ordine. Attualmente l'Abruzzo è reputato a rischio alto, l'indice RT è a 0,74, il tasso di ospedalizzazione in area medica è al 38%, il dato più alto di tutta Italia, mentre in terapia intensiva è al 19%, 4 punti percentuali oltre la media nazionale. E a questo proposito è appena uscito un lancio di agenzia che parla proprio della situazione delle ospedalizzazioni causa Covid in Abruzzo. I ricoveri nei reparti ordinari in Abruzzo, come abbiamo sentito, sono pari al 38%, in quanto, pur essendo aumentati i posti letto disponibili per effetto dell'attivazione dell'area Covid in una struttura privata del Pescarese, le unità in questione non sono state ancora conteggiate nel totale delle disponibilità, che restano ferme a 1324 in attesa del riconteggio previsto nei prossimi giorni. In area medica al momento ci sono 501 persone, in aumento rispetto alle 412 di una settimana fa. L'attivazione dell'area Covid nella clinica privata è avvenuta per effetto di un'ordinanza firmata nei giorni scorsi dal Presidente della Regione Marsilio e dall'Assessore alla Salute Nicoletta Verì. Con il provvedimento è stato indicato alle ASL abruzzesi, ove è necessario a decongestionare i nosocomi pubblici di rispettiva afferenza, di avvalersi delle case di cura private accreditate dalla Regione Abruzzo. Per l'assistenza dei pazienti Covid necessitanti di ospedalizzazione ma non bisognevoli di trattamenti di terapia intensiva o subintensiva, all'origine dell'ordinanza firmata lo scorso 24 gennaio veniva segnalato tra l'altro il continuo aumento del numero di persone ricoverate nei reparti ospedalieri in area medica e terapia intensiva. Nei giorni scorsi si è registrato un aumento di ricoveri, 44 nel giro di 24 ore, dovuto proprio al trasferimento di alcune decine di pazienti dall'osservazione breve intensiva dell'ospedale di Pescara alla clinica privata. La percentuale relativa all'area medica quindi dovrebbe abbassarsi non appena ci sarà il riallineamento dei dati sui posti letto disponibili. E come abbiamo sentito nel servizio precedente, da oggi anche novità per quanto riguarda il mondo della scuola, che vede un allentamento delle restrizioni anti-Covid, perché le quarantene da oggi varranno solamente per i vaccinati. Facciamo il punto allora sulla situazione scuola a Pescara con l'assessore alla pubblica istruzione Santilli. Assessore Santilli, cosa cambia da oggi nelle scuole, anche ovviamente di Pescara, alla luce delle decisioni del governo? Meno DAD per vaccinati e guariti. Questa è un'ottima scelta che è stata fatta, così evitiamo che i bambini stiano a casa, perché è bene che loro siano in presenza a scuola. Quindi cambieranno in questi termini. Praticamente fino alla scuola primaria, quindi le scuole elementari, ci sarà, la DAD si attiverà solo se in una classe ci saranno 5 positivi, altrimenti la classe rimarrà staranno a scuola regolarmente. Invece da salire dalla prima media in su alle scuole superiori, se ci sono 2 ragazzi positivi in ogni classe si attiverà la DAD. Noi siamo soddisfatti di questa scelta perché i ragazzi tornano tutti quanti a scuola. Già da oggi con queste nuove regole ci sarà un nuovo afflusso a scuola, ma anche per i ragazzi più piccoli innanzitutto, perché ci sono i bambini che mangiano a scuola. Quindi anche per le famiglie è un grande sollievo. Non bisogna mai abbassare la guardia, bisogna continuare a rispettare le regole fino a quando non ne saremo completamente fuori. Cambiamo argomento, sono incomprensibili, così ha detto il presidente della società di trasporto unico abruzzese Giuliante a proposito delle polemiche mosse dai sindacati sul secondo bando per l'assunzione di circa 140 dipendenti per la società di trasporto. Vediamo il servizio di Selenia Secondi. Inspiegabile per il presidente di TUA Gianfranco Giuliante l'atteggiamento dei sindacati che hanno di fatto bloccato le assunzioni a TUA. I sindacati contestano la volontà di assumere, nonostante, dicano i vertici dell'azienda, siano state eseguite pedissequamente le indicazioni sottoscritte dagli stessi sindacati a giugno, proprio per poter procedere alle assunzioni. Quali saranno ora le conseguenze e soprattutto quali le posizioni?
Una polemica che lei considera strumentale in quali termini? Beh, li considero strumentali perché noi abbiamo pronto il bando per assumere gli interinali. Li assumiamo secondo le previsioni di un accordo fatto con i sindacati. Avendo la possibilità di assumere gli interinali, perché la legge ce lo consente, noi decidiamo di trasformare questi interinali in lavoratori assunti a tempo indeterminato dall'azienda allo stesso costo con il quale noi sostanzialmente potremmo assumere gli interinali. Questi erano i termini dell'accordo, così stiamo agendo. Il secondo bando è pronto ed è questo, non riusciamo a pubblicarlo perché i sindacati si stanno mettendo di traverso. L'azienda ha preso atto di questa lungaggine e, proprio a dimostrazione di come ci relazioniamo con i nostri dipendenti, ha deciso di pagare in proprio, come ha già pagato, la quiescenza ai lavoratori che sono andati in pensione. Quindi è la dimostrazione, intanto, di una forza finanziaria notevole e, secondo, che noi lavoriamo in funzione di quelle che sono le esigenze dei lavoratori laddove è possibile, perché ci sembrava ingiusto che la burocrazia dell'INPS e quelle che erano i regolamenti delle banche facessero rimanere questi lavoratori senza la liquidazione del contratto di fine lavoro. Le associazioni tornano con forza a chiedere l'accelerazione dell'iter per la nascita della città metropolitana che dovrebbe sorgere dalla fusione di Pescara, Montesilvano e Spoltore. Questa mattina è stata presentata una lettera documento in cui si lamenta la latitanza della regione. Le associazioni Nuova Pescara, consiglieri comunali emeriti di Pescara e Verso Nuova Pescara, preso atto dei gravi ritardi nell'iter della legge regionale 26 del 2018 per la fusione dei comuni di Spoltore, Pescara e Montesilvano, e considerato che la scadenza del 1 gennaio 2022 è stata procrastinata al 1 gennaio del prossimo anno, hanno scritto una lettera alle istituzioni e consiglieri comunali delle tre città invitando tutti ad opporsi a qualsiasi iniziativa tesa a determinare un ulteriore rinvio della scadenza della legge. C'è una sfera pubblica che non ha fatto mistero di essere contro questa fusione. Il fatto che il tempo dei favorevoli e dei contrari è finito e c'è una legge regionale che deve essere semplicemente attuata. E io credo che i decisori pubblici farebbero bene a fare il loro mestiere favorendo l'applicazione delle leggi, non perseguendo il contrario. Ma in più ora c'è un momento che è derivato da fattori spiacevoli, come è noto, dalla pandemia. C'è un piano nazionale di emanazione europea che mette a disposizione delle risorse impensabili prima. Programmare le risorse significa fare i progetti. Per fare i progetti significa fare prima dei programmi, significa avere le idee chiare, ma non in termini di municipalità, di singoli comuni, ma in termini di comunità, di Nuova Pescara. Quindi noi dobbiamo entrare nell'ottica della Nuova Pescara al più presto per poter poi elaborare dei programmi e dei progetti utili che possono essere finanziati dalla comunità, dal piano nazionale. Nel mirino delle associazioni quella che viene definita soprattutto la latitanza della regione Abruzzo. E indubbiamente la regione e in generale la politica ha abdicato al dovere di applicare una legge che lei stessa ha votato all'unanimità. Cioè, qui abbiamo una legge regionale votata all'unanimità e poi una serie di soggetti che avrebbero dovuto far applicare e gestire una legge che hanno deciso che non sono in grado. Ora, è una cosa particolare e la butto lì con una battuta. Di solito sono le istituzioni che dicono ai cittadini di rispettare le leggi. In questo caso sono dei cittadini che stanno dicendo alle istituzioni: rispettate le leggi. Abruzzo sostenibile nel settore agri-food. E questa è l'iniziativa in scena da oggi fino all'11 di febbraio al padiglione Italia dell'Expo di Dubai. Per partecipare alla conferenza stampa di questa mattina, che state orora vedendo in queste immagini, sono volati fino agli Emirati Arabi Uniti l'assessore regionale all'agricoltura Nicola Campitelli, il capogruppo di Forza Italia Mauro Febbo e il presidente dell'azienda regionale per le attività produttive Giuseppe Savini con il direttore generale Antonio Morgante. È intervenuto anche il console italiano a Dubai Giuseppe Finocchiaro. La delegazione abruzzese sta tentando, in occasione dell'esposizione mondiale, di vendere al meglio la nostra regione, promuovendo
difendendone le eccellenze. In questo caso in mostra i prodotti agroalimentari, dallo zafferano all'olio, dal vino alla pasta. Sono 22 le aziende enogastronomiche presenti a Dubai. È un passo decisivo per l'internalizzazione delle imprese locali, ha commentato il presidente di Arap, Savini. E c'è preoccupazione tra i cittadini che hanno ricevuto le bollette Tari già scadute a Chieti. Nonostante 1 milione di euro stanziato dall'amministrazione comunale per le fasce deboli, permane la difficoltà per chi non ha fatto domanda nei tempi previsti ad ottobre. Si susseguono sulle pagine Facebook riguardanti Chieti le lamentele e gli sfoghi di cittadini indignati e preoccupati per aver ricevuto bollette della Tari scadute prima di essere recapitate. Impossibile dimostrare quando siano arrivate, perché stavolta invece di essere spedite per raccomandata le bollette sono arrivate per posta ordinaria, il che peggiora la situazione perché non è più possibile pagare a rate dal momento che si tratta di bollette scadute. E non è l'unica brutta notizia, perché sono stati eliminati gli sgravi per i disabili e i residenti della zona SIR, il sito di interesse regionale per l'inquinamento di Chieti Scalo, sostituiti da 1 milione di euro stanziati dall'amministrazione comunale per famiglie, imprese e professionisti in difficoltà. Ma chi non ha fatto domanda dal 1 all'11 di ottobre come pagherà? Per quello che riguarda i ritardi, va detto che abbiamo attuato una riorganizzazione della nostra società partecipata, deputata appunto allo svolgimento di tale mansione, e sono ritardi che ci sono sempre stati, ma questa riorganizzazione che abbiamo messo in campo e ci porterà, siamo convinti, ad assicurare dei servizi più efficienti in futuro. Ad oggi cosa resta da fare per venire incontro a questi cittadini? Allora, noi stiamo veramente cercando di fare il possibile per fare in modo di poter, però è un aspetto tecnico e non politico evidentemente, ma stiamo provando a vedere se c'è la possibilità di fare in modo che ciò che non si è riusciti ad erogare oggi lo si possa erogare un domani. Speriamo che dal governo ci siano ancora aiuti in tal senso. Noi stiamo facendo il possibile. Quello che deve essere chiaro alla cittadinanza è che noi insomma siamo un'amministrazione che sta veramente cercando di risanare l'ente sotto tutti i punti di vista, non soltanto dal punto di vista economico, ma anche agendo su quelle criticità che appartengono alla società partecipata, che ovviamente doveva essere necessariamente riorganizzata, perché vogliamo che ci siano servizi più efficienti in futuro e che i cittadini possano essere soddisfatti dei servizi erogati dalla società partecipata. Però ecco, c'è da dire che sono problematiche che ci sono sempre state e sulle quali stiamo cercando di agire. E come sempre grande spazio ora al calcio, con quello di Serie C. Riscattato il pari interno di mercoledì, il Pescara torna al successo all'Adriatico Cornacchia contro il Gubbio. Erardi, Clemenza e Ferrari firmano le reti che permettono al Delfino di piegare gli Umbri e guardare così con ottimismo al super match di lunedì sera in casa con la Reggiana. Torna a volare il Pescara, che batte all'Adriatico 3-1 il Gubbio, portando a 9 i risultati utili consecutivi e confermandosi al quarto posto a braccetto della Virtus Entella. Vittoria sofferta ma meritata per i biancazzurri, che possono legittimamente festeggiare l'11° successo della stagione al cospetto di un buon Gubbio. Auteri, che deve rinunciare a Derisio e Memusciai, rivoluziona la squadra. La novità più grossa riguarda l'impiego dall'inizio di Cernigoi al posto di Ferrari. Le prime battute di gara vedono i locali subito pericolosi al quinto con un tiro alto di Rauti. L'ex Palermo ci riprova all'11° con una conclusione da prima del limite con la palla fuori. Al 23° sembra fatta, ma Cernigoi si presenta davanti a Ghidotti calciando addosso all'estremo umbro, che salva. Si morde i gomiti l'ex attaccante del Seregno con il Delfino, che però trova il meritato vantaggio con Gerardi al 31° con un colpo di testa perentorio su angolo di Pompetti, e sblocca così il punteggio per la sua squadra festeggiando il primo gol in maglia biancazzurra. Il Gubbio sotto cerca di reagire e si rende pericoloso al 34° con Spalluto, che in aria trova però la pronta risposta di Sorrentino, che respinge. Ultima emozione del primo tempo al 45° con una conclusione al lato di Cernigoi dall'interno dell'area di rigore. Il secondo tempo si apre con l'assalto ospite e con la traversa colpita al quarto dal neo entrato Sarao, che grazie a Sorrentino, che però dopo un minuto non può nulla sul colpo di testa di Spalluto, che sugli sviluppi di un calcio d'angolo mette di testa la palla alle spalle del portiere pescarese. Doccia gelata per il
il Pescara che subisce l'ennesimo gol ed è costretto a ripartire a testa bassa con la squadra di Torrente molto più viva però rispetto al primo tempo. Oteri al quindicesimo cambia e passa al 4-3-3 con l'ingresso in campo di Ferrari, Dursi e Diambò per Cernigoi, Rauti e Rasi. Passa qualche minuto e al 22esimo il Delfino si riporta in vantaggio con Clemenza che con un sinistro micidiale supera Ghidotti andando a festeggiare sotto la Nord. Dopo la doppietta dell'andata, gol anche al ritorno per l'ex Juventus Under 23. Pescara così di nuovo avanti in una gara che resta palpitante con gli Umbri che non ci stanno ribattendo colpo su colpo e facendo molto possesso palla con Sorrentino e compagni costretti ad arretrare. In campo non accade molto con Veroli e Frascatore nell'ultima parte di contesa. In campo e con Sorrentino davvero miracoloso al 44esimo su Spalluto e poi la rete della liberazione con il gol 12esimo stagionale di Ferrari che al 47esimo su assist di Dursi non sbaglia siglando il 3-1 con cui si chiude il match e con i biancazzurri che festeggiano la vittoria e che avranno ora 8 giorni di tempo per preparare il posticipo del 14 febbraio in casa della corazzata reggiana. Ma io credo che le partite, soprattutto a questo punto della stagione, siano sempre sofferte. Non credo che nessuno possa pensare di vincere mani basse contro qualsiasi avversario di questo girone. Poi in questo girone sono tante squadre buone che hanno anche giocatori, che hanno anche gioco e hanno struttura anche fisica. Ci eravamo complicati un po' la vita con un inizio del secondo tempo in cui andiamo un po' in apprensione perché ci variano un po' il modo tattico gli avversari, perché cominciano a metterla sulla fisicità e in alcuni momenti facciamo dei falli che non dovremmo fare, quindi c'è uno o due calci d'angolo consecutivi, un calcio di punizione, sbagliamo qualcosina nelle scelte, nell'uscire il gioco, un po' ci mettiamo timore, rinunciamo per un attimo a giocare, nonostante abbiano dei criteri ben chiari, poi lo facciamo quando mettiamo al sicuro il risultato, quando la mente è più libera, quando si è più tranquilli, questo è l'aspetto che dobbiamo migliorare, si continuano a fare sempre le stesse cose, poi negli ultimi 5 minuti si può anche giocare una palla lunga e possiamo accorciare, andiamo a guadagnare fallo, andiamo a spezzare il gioco, questo sì, ma gli ultimi 5 minuti soltanto in pieno recupero, in alcuni momenti non lo abbiamo fatto e poi fatalmente ci pareggia una partita perché magari vengono tanti a saltare e commettiamo un piccolo errore, però poi siamo ritornati subito in gara anche cambiando l'assetto tattico, Giambò ci ha dato un buon apporto, è entrato per questo motivo, per giocare a supporto degli attaccanti, per giocare fra le linee e siamo ritornati a giocare, siamo ritornati in vantaggio di nuovo. È prevalso un pochino quell'aspetto, qualche pallone perso banalmente, qualche scelta non tranquilla, un po' di frenesia a volte nell'allontanare la palla, poi dopo il 3-1 siamo ritornati di nuovo a fornire la versione migliore di noi, no, dobbiamo giocare a calcio e questo è un aspetto che dipende soltanto dall'equilibrio mentale, ecco. Altra nota positiva della giornata, quella del Teramo che vince il Bonolis grazie a una rete firmata in apertura da Kodromaz. La rete del difensore decide l'incontro con la Lucchese e cancella i 2 stop consecutivi con Imolese e Siena. Ce ne parla Ania Cantagalli. Il Teramo respira battendo 1-0 la Lucchese e centrando dopo 3 mesi il successo casalingo, lontano dallo scorso novembre. Una vittoria che tira di nuovo fuori i biancorossi dalla zona play-out ed interrompe la striscia di 2 KO consecutivi. Guidi sorprende non per le scelte ma per il modulo, un 3-4-3 che vede subito in campo gli unici 3 difensori centrali a disposizione, ovvero Kodromaz, Soprano e Pinto, con Bois ed Aziosmanovic nelle vesti di esterni e Cisco ed Andrea confermati titolari. Nelle rotazioni c'è invece Rosso al posto di Malotti a confermare il tridente. Della Lucchese alle prese con alcune assenze in difesa rientra Corsinelli con Belloni alle spalle di Nanni e Semprini nel 4-3-1-2 di Pagliuca. Il Teramo inizia con il brivido quando Nanni in aria dopo soli 2 minuti fa partire un tiro cross che Perocchini riesce a neutralizzare in qualche modo. Il Diavolo infila però Coletta poco dopo con un tiro dalla distanza di Kodromaz che si esibisce in un tentativo che non si vede molto spesso in casa biancorossa.
Il diagonale beffa l'estremo ospite e porta avanti il diavolo. La Lucchese ha subito una reazione con Soprano e Perucchini che pasticciano in retroguardia e Corsinelli che dagli sviluppi ci prova inutilmente dalla distanza. Al decimo il Teramo va vicino al raddoppio e Azio Smanovic a provarci defilato in aria con diagonale che non inquadra lo specchio. Il diavolo cala nel ritmo lasciando la manovra alla Lucchese che non trova però grossi sbocchi. La formazione di Guidi tiene bene il campo ed imbriglia comunque la squadra di Pagliuca non lasciando grossi spazi dove infilarsi. Di contro il Teramo non riesce a lavorare bene per pungere in ripartenza. Il primo tempo si chiude sulle timide proteste di Bois per un contatto in aria con il direttore di gara che gli facendo di rialzarsi. Pagliuca manda subito in campo Ubaldi al posto di Nanni all'inizio ripresa. La Lucchese riparte con la volontà di tenere la palla ma è il Teramo ad andare vicino al raddoppio. Al quinto ancora con Azio Smalovic ed un tentativo che si spegne alto sulla traversa. Cinque minuti dopo è Cisco a rientrare sul destro ed impegnare Coletta in calcio d'angolo. Al quarto d'ora Guidi cambia modulo varando il 3-5-2 con gli ingressi in campo di Bernardotto e Mordini rinunciando agli esterni per inaugurare il tandem d'attacco Bernardotto-D'Andrea con Azio Smanovic nel ruolo di mezzala. La gara è intensa anche se le occasioni latitano da una parte e dall'altra ma il Teramo rischia grosso prima della mezz'ora quando Ubaldi va in contropiede da un possesso palla biancorosso lasciando a Visconti che tutto solo alza sulla traversa la chance del pari. Il diavolo vede ancora i sorci verdi al 32esimo, con Frigerio che disegna per Ubaldi e lo stesso a trovare solo il palo esterno. La reazione della squadra di Guidi è in un'azione insistita di D'Andrea al 34esimo, con pallone che arriva dalle parti di Arrigoni che impegna Coletta dalla distanza. Tra i biancorossi entrano anche Rossetti e Lombardo per far rifiatare Azio Smanovic e Fiorani, con la gara che praticamente va in ghiaccio con il senno del poi, ma che vive sempre sul filo della sofferenza fino alla fine. Nel recupero Kodromaz per fermare Semprini rimedia il secondo giallo e dovrà saltare la trasferta di Viterbo di domenica prossima. Proprio la punizione di Semprini, calciata alta, sarà l'ultima chance da notare, con il Teramo che di squadra e di sofferenza centra un successo fondamentale nel cammino verso la salvezza. Sì, è stata una scelta pensata e ripensata più volte, vi dico la verità. Ho sciolto un po' le riserve solamente stamattina alle 11, dopo la camminata con la squadra, perché era un'idea che avevamo lavorato con la squadra, perché andando a studiare la Lucchese avevamo notato che quando aveva affrontato le linee difensive a 3 aveva sempre un po' stentato nell'andare a far gol e poi secondo me dovevamo attaccarli in ampiezza anche se sapevamo che potevamo andare in difficoltà se non riuscivamo a prendere un po' il play quando loro erano in manovra e poi era una squadra che vuole attaccare immediatamente la profondità e quindi è chiaro che tre giocatori abili nel gioco aereo come Pinto, Soprano e Kodromaz da questo punto di vista mi davano delle garanzie e allo stesso tempo quando attaccavamo eravamo molto facilmente sulle preventive perché eravamo tra virgolette a incastro. La titubanza era quella che avendo a disposizione solamente tre centrali nel caso in cui succedeva qualcosa saremmo stati costretti a cambiare e quindi la squadra era stata avvertita di questa possibilità perché era chiaro che in base a come si metteva la partita o alla situazione che poteva uscire saremmo dovuti cambiare sistema di gioco. Peccato, non so, ora non ho ancora rivisto le immagini, dalla panchina mi sembrava fuori gioco ma non lo so, l'assistente ha detto che c'era Soprano che teneva in gioco Semprini, è stato un episodio, peccato perché anche Roberto ha fatto una partita estremamente importante ed è stata anche una scelta vista la linea 3 proprio anche per le palle inattive perché è chiaro che Roberto ci ha dato grandi centimetri, era già andato vicino anche a Siena, ha colpito il palo e soprattutto la Lucchese ha segnato tantissimi gol sulle palle inattive e quindi avevamo un po' la necessità di alzare un po' i nostri centimetri. La Serie D in casa Pineto, il pareggio di ieri col Monte Giorgio potrebbe essere stato fatale per la panchina di Marco Pomante. Il patron biancazzurro Silvio Brocco infatti già nella serata dopo la gara avrebbe deciso per l'esonero del tecnico.
Peraltro, sempre il massimo dirigente ha avuto un colloquio telefonico con Daniele Amaulo, che ha dato la disponibilità a tornare a distanza di quasi un anno dall'addio al Pineto. Squadra che nelle ultime 10 partite ha ottenuto un solo successo col Chieti all'Angelini lo scorso 19 dicembre, ma ha inanellato una sfilza di pareggi, tra cui quello di ieri, che regalano alla formazione a 26 punti in classifica, a meno 5 dalla zona playoff. La decisione di cambiare allenatore sarebbe stata confermata da Brocco, nonostante in tarda serata la squadra avrebbe provato a fare quadrato attorno alla figura di Pomante. Oggi nuovo contatto tra Brocco e Amaulo, e se tutto andrà per il verso giusto dovrebbe esserci il nuovo ribaltone che riporterebbe l'allenatore marchigiano ancora una volta sulla panchina del Pineto, chiamato al riscatto domenica prossima, sempre al Mariani Pavone, contro il fanalino di coda Aurora Alto Casertano. È tutto per questa edizione del TG6, a breve i servizi disponibili su YouTube e su tv6.it, l'informazione tornerà alle ore 19. Grazie e buon pomeriggio.